Silvio Campara, fiamma della Ferragni, ecco quanto guadagna. Il mondo del gossip è in fermento. Silvio Campara, celebre imprenditore nel settore della moda, potrebbe essere legato a Chiara Ferragni. Dopo le recenti speculazioni sulla fine della storia tra la Ferragni e Fedez, il nome di Campara è emerso tra i candidati come nuova fiamma dell'influencer. Ma chi è realmente Silvio Campara e quali sono le sue entrate economiche? Silvio Campara, 45 anni, ha studiato alla prestigiosa Università Bocconi di Milano, costruendosi una solida carriera nel mondo della moda. Dal 2018 è alla guida di Golden Goose, un marchio di lusso famoso per le sue esclusive sneakers caratterizzate dalla stella, vendute tra i 400 e i 500 euro. Il brand, nato nel 2007 a Marghera, ha visto una crescita straordinaria sotto la sua direzione, consolidandosi come uno dei nomi di punta del settore. Dopo essere entrato in Golden Goose, Campara ha portato l'azienda a un'espansione internazionale significativa. Nel 2020, il marchio è stato acquisito da Permira per 1,3 miliardi di euro, confermando il successo della strategia aziendale di Campara. Nonostante la pandemia, l'azienda ha continuato a prosperare, con ricavi in costante aumento, passando da 210 milioni di euro nel 2020 a 416 milioni di euro nel 2023. Questo successo ha spinto Golden Goose verso una possibile quotazione in borsa, con una valutazione stimata di circa 3 miliardi di euro. I guadagni esatti di Silvio Campara non sono noti al pubblico, ma considerando la posizione di rilievo che occupa e il valore dell'azienda che gestisce, è probabile che il suo compenso sia decisamente elevato. Golden Goose, sotto la sua guida, ha registrato profitti significativi, e ciò lascia intendere che Campara possa beneficiare di un salario milionario. Le speculazioni su una possibile relazione tra Campara e Chiara Ferragni sono nate dopo la pubblicazione di alcune foto che li ritraggono insieme a Forte dei Marmi. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali su una storia d'amore tra i due. In effetti, Campara è sposato, anche se si vocifera di una crisi coniugale. Il settimanale che ha insinuato che da giugno 2023 la situazione potrebbe essere cambiata, con un avvicinamento tra l'imprenditore e la celebre influencer. L'eventualità di una relazione tra Campara e Ferragni ha catturato l'attenzione di molti, ma come si suol dire, solo il tempo potrà rivelare se il sesso rose fioriranno. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.